Carbelli, Fottone, buona la ricezione dei nostri avversari. Manda giù Lorenzo Natali, bella botta. Su cui De Cristofaro non riesce a controllare. Clot che non si abbassa, esce fuori. Secondo punto per Sesto, tutti e due su errore al servizio dei nostri avversari che sono partiti alla grande. Rinaldi, Fottone, fuori di poco anche per lui. ...4-2 Mavillas. Buono De Cristofaro. Livelli, Giacomelli, prende il pallone sotto, la palla va fuori, 5-2 per la squadra di casa. Dobbiamo svegliarci, lo dice anche l'allenatore Marchi. Siamo molto contratti, siamo partiti col freno a mano tirato. Bene, Garbelli, Ulivelli, primo tempo. Pallonetto molto intelligente di Boncompagni al centro, dove non c'è nessuno, si aspettavano tutti la botta. 5-3 Mavillas. E Giacomelli al servizio. Battuta al salto arrotato per lui. Buono il servizio, buona anche la ricezione, primo tempo, c'è De Cristofaro, fa buona guardia, Olivelli, della Volpe, diagonale stretta in posto 4. Quarto punto per Sesto. Ancora battuta al salto, questa volta il lancio era un po' troppo indietro, il pallone fuori. Sesto punto è Mavillas. Va il capitano Matteo Barbanera a servizio per la squadra di casa. Flot per lui, però il pallone fuori. Parecchi errori la squadra di casa sul servizio, tutte palle flot che non scendono. Della Volpe, salto arrotato, buono il servizio ma anche la ricezione. Bella la diagonale del numero 7 Pellegrini, ma bello anche l'intervento di De Cristofaro che poi innesca la ricostruzione dell'azione e la finalizzazione di Sesto che trova il pareggio, 6 pari. Sta svegliando la squadra ospite. Ancora tutto al salto, buono l'intervento del libero, ci siamo ancora. Bello il Bove che mette fuori causa il muro 1 di Boncompagni, di nuovo il Mavillas avanti 7-6. Battuta molto corta di Federico Pellegrini, si muove all'ultimo momento De Cristofaro, 8-6 per la squadra di casa. Buono ancora il servizio, alzata un po' lunga ma ancora giochiamo, mettiamo in fondo, il libero si immola e riesce a contrastare, abbiamo fatto un buon muro. Cristofaro, Ulivelli, primo tempo, la mettiamo giù con Boncompagni, d'esperienza, sono fatti prendere un attimo dalla fretta i padroni di casa, potevano gestire meglio questo punto, ne approfitta la Sestese che mette giù il settimo punto. Va il centrale di Sesto, Boncompagni al servizio, Flottone, forse era fuori. Giocano
nostri avversari che finalizzando trovano un muro che mette il pallone fuori, quindi 9-7 per la squadra di casa. E la Volpe, Uribelli, primo tempo con Rinaldi, gestiamo, doppio tocco. No, c'è stata un'irregolarità da parte della squadra di casa. Mi è dato il 9-8. Va il palleggiatore di Sesto, Uribelli, servizio float. C'è il muro, c'è Giacomelli che mette le manone e conquista il pareggio. Ancora Uribelli per Sesto. Palla cortissima, primo tempo. È stata un'indecisione del muro, ricezione alzata sul primo tempo, facile per i nostri avversari, padroni di casa, che mettono giù il decimo punto. Uribelli, Giacomelli, diagonale, in qualche modo ricevono i nostri avversari, ma la mandano lunga dove c'è Garbelli, Tepin, e Sesto ritrova il pareggio. Va lo stesso Teo Garbelli al servizio. Flott che viene discretamente ricevuta, finalizzazione del numero 5, non c'è tocco di Lorenzo Natali Tanci, pallone fuori, Sesto e avanti per la prima volta nel set, 11-10. Ancora Garbelli sul libero, il volta la finalizzazione è molto buona per i padroni di casa, 11 pari. E la Volpe leggermente lunga, primo tempo, Rinaldi. Porta in su avanti la Sestese, 12-11. Lo stesso Rinaldi va al servizio. Questa volta la flotta è molto più corta. Non c'è muro, ma c'è una splendida ricezione di Uribelli. Giacomelli la manda di là. Rinaldi, Uribelli, Della Volpe, diagonale, c'è il muro ma mani fuori. Ospiti avanti, 13-11. Ancora Rinaldi al servizio. Da fuori questa palla. Prende il libero, c'è il muro di buon compagno Giacomelli, ma il pallone è fuori. 12° punto per la squadra di casa. Vediamo dal monitoraggio che la partita va molto molto a scatti, comunque la stiamo registrando per ridarla poi in 4K, per cui se non riuscite a seguirci, Giacomelli finalizza, muro, mani fuori. 14-12. Dicevo, se non riuscite a seguirla in maniera umana, la rideremo poi in maniera molto più fluida e anche più definita sul nostro canale. Giacomelli, tutto al salto, era destinato proprio sulla linea. C'è qualcosa che non va.
su Federico Pellegrini che qualcosa al ginocchio, non è intervenuto. Ancora Giacomelli al servizio. Questa volta la battuta è più tesa. Provano la finalizzazione i padroni di casa, però mandano fuori il pallone. 16-12 se stesse. Primo timeout chiamato da Tassi. Se stesse avanti di 4 punti, 16-12 in questa prima fase del set iniziale, senza fare troppe cose. Stiamo riuscendo stare avanti ai nostri avversari che si stanno muovendo bene, però qualche errore di troppo, un po' di inesperienza, un po' di fretta li portano a un maggior numero di errori rispetto agli errori nostri. La differenza in questo momento è tutta lì. Buono il servizio. Primo tempo per il numero 4 che però non riesce ad andare dall'altra parte, la schiacciata è sul nastro e il pallone rimane nel campo della squadra di casa, 17-12 sesto. Ancora Giacomelli al servizio. Questo servizio, Carbelli, Ulivelli e la Volpe diagonale, riesce il libero in qualche modo, devono però darci una free ball. Giacomelli, bravissimo, che da posto 2 trova un posto vuoto tra posto 1 e posto 2 avversario, mette il pallone. E dà così, con l'aiuto di tutta la squadra, il 18° punto a sesto. Ancora lui al servizio, pallone un po' lanciato all'indietro, cerca di recuperare, ma il pallone poi tocca il nastro e va fuori. 13° punto per la squadra di casa. Lorenzo Natali al servizio. Flotto per lui, c'è Garbelli, Livelli e la Volpe. Il muro sporca il pallone che poi cade in posto 2. 19-13 sesto. Servizio della Volpe, pallone un po' lungo, riescono a toccare i nostri avversari, la giochiamo, Benini sul lungolinea, riescono a gestirla, De Cristoforo, schiacciata, il nastro sporca la traiettoria, scende giù per il 20° punto per sesto. Ancora Ferdinando della Volpe al servizio. Pallone esce di poco. Molto effettato. Posto 5.
vicinissimo all'incrocio delle linee, però fuori. Salto float di Cristoforo. Ancora giochiamo il pallone, Pillo. Pallone proprio sulla linea molto precisa, piazzata. Questa palla della Sestese. 21-14. Buon compagni, sarà salto flotto per lui. Eccolo infatti. Pallone leggerissimamente basso, rimane nel nostro campo. 21-15. De Cristoforo, Pillo, Benini, a posto 2, implacabile al centro. Giacomelli per Pontillo, rientra. Secondo time out chiamato da Tassi. Sesto che in sordina sta prendendo il largo, ora è a più 7. Squadra di casa forse un po' troppo intimorita dagli avversari, ma stanno giocando bene, cioè le azioni che sviluppano non sono male, quelle dei padroni di casa. Quindi dovrebbero avere più fiducia e ovviamente cercare di sbagliare un po' di meno. Sesto senza fare grandi cose, sta portando avanti la partita. Almeno questo primo set. Comunque la partita è ancora molto lunga, per cui gli equilibri possono sicuramente cambiare. Buono l'intervento del libero della squadra di casa, buona la finalizzazione di Enrico Bennati, c'è il muro da parte nostra, ma pallone fuori. Sedicesimo punto, Emma Villas. Rimbalzo delle mani del muro mette in gioco in posto 4 lo schiacciatore della squadra di casa che appoggia il pallone in posto 1. Ancora una bella flotta, molto vicina alla riga, però fuori. Ancora un regalo sul servizio. A Garbelli a rimettere il pallone in gioco, flottone. Ancora Garbelli, livello in bagger per Della Volpe che da dietro mette giù, sempre sulla linea. E andiamo a set point. 24-17. Dopo 20 minuti di gioco si profila la fine. Finisce qui il primo set, 25-17 per sesto, su una ricezione non precisissima e su un palleggio che viene dato doppio dall'arbitro. Primo set un po' così, giocato a livelli un po' bassi, costellato da diversi errori al servizio, specialmente per la squadra di casa.
con un gioco che diciamo è così sufficiente da ambo le parti. Non c'è un grandissimo livello, ma la partita scorre, il sesto l'ha messa già sull'11-10 quando è andato in vantaggio sui binari del controllo. Mentre prima, i primi punti, i nostri avversari erano partiti meglio ed erano avanti, anche se sempre di un punto, due punti, non di più. Ci sentiamo tra un paio di minuti per la ripresa del secondo set. Intanto vediamo Marchi che si sta adoperando per istruire, far vedere un po' più di gioco con certe dinamiche che al momento non sono venute fuori. A tra poco. Squadre di nuovo in campo per questo secondo set. Il primo si è concluso 25-17 per sesto. C'è il controllo delle formazioni da parte del secondo arbitro. Si aspetta il mani in alto che indica che tutto è a posto. Dopodiché l'arbitro nel gabbiotto, il primo arbitro, darà inizio a questa seconda frazione. Il pallone di servizio è per la squadra ospite, a se stese. C'è il cambio. Esce Pellegrini che pare abbia un problema a un ginocchio. Servizio per la se stese, dicevamo, va Ulivelli prepararsi per la rimessa in gioco. Inizia qui il secondo set, palla molto corta. Bello il muro di Rinaldi che mette dentro. 1-0 sesto. Ancora palla corta. E Cristoforo, Ulivelli, Garbelli, prova la diagonale ma viene murato da Bennati a Ucero. Uno pari. Posto 5.
il pallone. 2-1 sesto. Carbelli. E la Volpe con un guizzo. Giacomelli la prende molto all'indietro, però riesce ad acchiapparla e a metterla tra posto 1 e posto 2, sempre in diagonale. Portare sesto a più 2 sulla formazione di casa. Ancora Carbelli. Flot che non scende, però non era fuori. Fuori, è andato al fuori. Quarto punto per sesto. La palla scende all'ultimo momento ed entra in campo, resta in campo. Bravo, bravo Carbelli, bella la battuta. Flotto. Massimo Tassi chiama il primo time out per i suoi, cercando di aggiustare un po' le cose. C'è un pochino di disattenzione da parte dei giovani ragazzi della squadra di casa, invece dovrebbero tirar fuori quello di cui sono capaci. Li abbiamo visti giocare anche meglio con altre formazioni in questo campionato. Vediamo se il time out sortirà effetto. Ancora Carbelli per continuare la serie degli ospiti. Flottone per lui. Buona stavolta la ricezione. Pallone fuori di poco, anche un po' di sfortuna per la squadra di casa. Sesto, che mette giù il sesto punto. 6-1. Forza ragazzi, dai. Belli. Non si intendono. Bennati col libero. Pallone tocca. Poi cadeva, quindi sarebbe stato anche in campo. Hanno molto fastidio queste flot che scendono all'ultimo momento di Carbelli. Sembrano quasi semplici i servizi, ma in realtà nascondono parecchie insidie. 7-1. Senza troppo clamore, sesto è già avanti di 6 punti. Stavolta il pallone è fuori. Prova a forzare un po', ma il pallone parte alto, quindi esce. 7-2. Alessandro Augero al servizio. Molto per lui, della Volpe. Ulivelli, all'indietro per Giacomelli. Riescono in qualche modo a giocarla, però ci regalano la palla. Ancora Giacomelli. Bilanciere per della Volpe, ancora giocano i nostri avversari. Ancora attaccatissimi alla palla, bella questa azione, pallonetto, Rinaldi, Ulivelli, della Volpe, pallonetto, riescono ancora a gestirla, bravissimi, Giacomelli in Wagner. La chiude della Volpe, però da qui si vede la squadra di casa ha ottime capacità di reazione, se correttamente stimolata, e quindi probabilmente serve solo lo stimolo, perché poi nel gioco ci sono. Punto comunque di esperienza per sesto, 8-2, Rinaldi al servizio, vediamo se la partita decolla. Bella l'alzata, e bella questa volta la conclusione del numero 5, Natali, Lorenzo Natali, che poi si appresta a servire. Forse serviva questa iniezione di fiducia, questo bel punto giocato e anche questo successivo ultimo, questa bella conclusione per far decollare la partita.
Capo presa sotto, questa palla morta che però esce. 9-3 per gli ospiti e Giacomelli in battuta. Salto rotato. Buono il servizio. Bella la sospensione. Punto viene dato alla squadra di casa. C'è stata una irregolarità. Prova Garbelli a spiegarsi anche con il secondo, però è stata chiamata, ormai è così. 9-4, sesto. Cristoforo Ulivelli, primo tempo. Un po' di fretta nella finalizzazione, mandano il pallone fuori i padroni di casa. Doppia cifra per sesto e Della Volpe a servizio. Buono il lancio, buono anche il servizio. Ci prova Bennati, però il pallone rimbalza troppo basso, va sotto la rete. 11-4 sesto. Stavolta il pallone rimane nel campo della Sestese. 11-5. Grande tifo sugli spalti, ci saranno una sessantina di persone a vedere la partita. La flotta è fuori, 12-5, buon compagni. Flottone molto teso, come al suo solito, sembra un buon muro, leggermente in ritardo, il pallone salta sulle mani del nostro muro e finisce a fondo campo. Va a servire il capitano della squadra di casa, Matteo Barbanera. Di Cristoforo, se è facile. Garbelli, diagonale strettissima. 13° punto. Il nostro palleggiatore al servizio, Livelli, palla cortissima. Pallone in diagonale sporcato dal muro, bella la finalizzazione dei ragazzi di casa. Della Volpe, Ulivelli, Giacomelli, pallonetto. Pallone che evidentemente ha toccato l'asticella. Ottavo punto per l'Emma Villas. Cristoforo, Ulivelli in bagger. Garbelli dai 3 metri, la piazza dritta senza tirar forte. Non c'è velocità nei colpi, non c'è solo precisione quanto basta e va bene così per sesto. 14-8. Fortone, buona anche la ricezione. Della Volpe, Ulivelli, ancora su Della Volpe, ancora diagonale.
E ancora punto per Della Volpe, che da posto 4 amico verso posto 4 avversario la mette giù. 15-8. Una flot stranissima, si abbassa subito dopo aver superato il net, viene colto in contropiede il libero che non riesce l'intervento. 16-8. Cristoforo Ulvelli, primo tempo con Rinaldi che si era già mosso, glielo stava già chiamando. Pare ci sia stato un tocco in rete, che però non viene visto dall'arbitro, così protestavano i padroni di casa. 17-8, muro leggermente in ritardo, 9 punto per la squadra di casa. Alessandro Ruggero al servizio. Flotto per lui, Cristoforo, lievemente lungo. Della Volpe la rimanda là di piede, serve un muro, muro a uno. Prova Garbelli a intervenire sulla finalizzazione, ma il pallone arriva al soffitto. Doppia cifra per Lemma Villas, che però è a meno 7 in questo secondo set. Primo set vinto da Sesto. Primo tempo di Rinaldi, riescono i ragazzi a giocarla ma non si intendono, free ball per noi. Ulivelli, primo tempo, pallone di nuovo di là, non giocato benissimo, c'è il muro. In qualche modo i padroni di casa insaccano questo pallone tra le mani del muro e la rete sul rovesciamento di fronte. Undicesimo punto. Ora Ugero a servizio. Belli, Belli, Della Volpe, che però sbuccia il pallone nel finalizzare la diagonale. Marchi chiama time out. C'è da rivedere alcune cosettine. Pare che quando ci sia da alzare il livello di gioco ci sia un po' di ci sono un po' di sbavature subito da sistemare per una partita che finora ci ha visto controllare abbastanza agevolmente i padroni di casa, che però sono lì e giocano quando si mettono reattivi, se sbagliano poco riescono anche a tenere bene. Vediamo se senza fretta e con precisione, come abbiamo giocato sinora, riusciamo a riprendere il cammino. Augero, ancora flottone su Garbelli, Ulivelli, Giacomelli. Marchi chiede a Giacomelli di chiudere la mano e di chiudere questo colpo, sul quale altrimenti il muro può intervenire agevolmente. Siamo sempre avanti di 4 punti,
però adesso dobbiamo riprendere il cammino. Garbelli, Ulivelli, dobbiamo regalare il pallone, forse da fuori lo riprendono i nostri avversari, che finalizzano con un mani fuori il loro 14° punto. Attenzione, Cristoforo, Ulivelli, primo tempo, Rinaldi, però viene murato al centro, un po' troppo prevedibile. Padroni di casa hanno iniziato a giocare e Sesto deve alzare conseguentemente il livello di gioco. Ora Garbelli, Garbelli della Volpe. Pallone resta da noi, al momento no. Vediamo se Marchi chiamerà il secondo time out. Siamo ancora avanti, ma solo di un punto. Eravamo avanti di 6-7 punti. Cristoforo, situazione precisa. Della Volpe, mano fuori. Punto per Sesto, 18-16, abbiamo interrotto la serie positiva dei padroni di casa, adesso dobbiamo dar seguito alla cosa, che i giovani ragazzi poi prendono fiducia. Flottone, leggermente lungo, pallonetto, bellissimo il pallonetto in controtempo dei padroni di casa che sono lì. E mandano al servizio Natali, Lorenzo Natali, che non sbaglia, si mette un flottone e trova il pareggio, 18 pari, dobbiamo fare più attenzione. Disposti un po' male in difesa, dobbiamo stare attenti, tanto sarà palla abbastanza corta di Cristoforo. Ulivelli, primo tempo, con buon compagno, Ulivelli della Volpe, c'è il muro, Ulivelli all'indietro per Giacomelli, pallone fuori di poco, c'è un time out chiamato da Marchi con Emma Villas, complice una serie piuttosto importante di errori da parte della se stesse. Da uno svantaggio cospicuo si trova adesso avanti di un punto sulla fine del secondo set. C'è da svegliarsi un attimino perché così non ci siamo più reattivi. Si rientra in campo col servizio di Natali. Attenzione adesso alla ricezione. Dall'essere un po' addormentata questa partita si è svegliata tutta insieme. Stavolta Garbelli va bene sotto il pallone, Ulivelli della Volpe. Pallone tocca il soffitto. 19 pari Sesto. Escono Giacomelli e Ulivelli, entrano Benini e Pontillo. Vediamo di riprendere il cammino. Pontillo. Ricevono bene i nostri avversari. C'è il muro da parte nostra. Ancora gestiscono. Bravi. Metter giù col numero 14 un pallone su cui De Cristoforo non può intervenire. Bravi. Reattività. Emma Villas 20, Sesto 19. Pallone fuori, 20 pari. Non avevano più sbagliato un servizio,
molto tempo, dall'inizio del set in pratica, ai nostri avversari. E la Volpe. Bella anche la ricezione sul bel servizio. Provano il pallonetto, prova Lazzerini, pare sia Lazzerini. No, il numero 11 è Bennati, chiedo scusa. È dato il punto alla squadra di casa. 21 a 20, vabbè. Un attimo di confusione, adesso verrà sistemata. Ecco, c'è la sostituzione, entra Rende al posto di Barbanera. Mentre il numero 4 della squadra di casa si appresta al servizio. Da di là il pallone, però un attimo di ritardo, lo gestiamo. Pontillo, Benini, Murato. Siena avanti di 2 punti per la prima volta nel set, ma siamo alla fine del secondo set, quindi hanno scelto il momento migliore per andare avanti. Ora reattivo, non compagni, sbuccia un po' il pallone, ma resta in campo e sesto resta nel set. 22-21 per l'Emma Villas Vitti Chiusi. Buon compagni al servizio, importante metterla dentro e poi giocarla. Flottone per lui. Ora al soffitto la nostra ricezione. 23-21 per l'Emma Villas. La Volpe dai 3 metri, questa soluzione dovremmo utilizzarla un po' di più. 23-22, c'è un cambio, esce Pontillo, entra Giacomelli. Benini al servizio, battuta, salto arrotato, bello il servizio, bravo Davide. Libero arriva un po' troppo dritto, questi sono palloni che devono essere più scavati e ammortizzati. E Tassi chiama il suo time out per dar modo ai ragazzi di riorganizzarsi e cercare di giocarsi questo set che sembrava andato a un certo punto con sesto avanti di diversi punti, sette se non erro. E poi piano piano è stato ripreso in mano dalla squadra di casa, con una serie, complice anche una serie di errori da parte nostra, ma soprattutto per merito della squadra di casa che ha iniziato a giocare e ci ha messo anche in difficoltà. Ancora Davide Benini, 23 pari, vediamo chi va a set point. La ricezione del libero, serve un ottimo muro, c'è il muro, la rigiocano i nostri avversari, all'indietro. Pallone viene appostato, a set point ci va l'Emma Villas. Esce Benini, entra Olivelli. Si può riprendere il gioco. Set point per Emma Villas, Flottone, Garbelli.
Olivelli. Riusciamo a giocarla, però dobbiamo regalare sto pallone. Attenzione adesso al muro, dall'altra parte. Pallone fuori, 24 pari. Hanno avuto l'occasione per chiuderla i padroni di casa, il pallone è uscito, peccato per loro, fortuna per noi. 24 pari. Barbelli, Flottone. Questa volta il libero non riesce a mettere in gioco un pallone giovanissimo, tra l'altro un pallone giocabile per i suoi. Stavolta set point ci va a sesto. Ancora Garbelli, probabilmente ancora sul libero, così è, però stavolta la ricezione c'è, riusciamo anche a gestire sto pallone. Questa palla che gira tantissimo, Giacomelli prova intervento ma sbuccia il pallone, 25 pari, più attenzione serve. De Cristofaro, Ribelli, Della Volpe risolve, leva le castagne dal fuoco per sesto. Nuovo set point, 26-25 sesto, Rinaldi al servizio. Attenzione adesso, vediamo di chiuderla se possibile. Però di là c'è una squadra agguerrita che comunque la palla la gioca, bella sta flot, primo tempo, la giochiamo per bene. Giacomelli la mette giù, riescono a giocarla. Ancora. Serve un bel muro, che c'è, è sulla riga, la chiudiamo qua, 27-25, un set piuttosto sofferto, complice il risveglio da parte della squadra di casa che ha iniziato a giocare e qualche errorino di troppo nella fase centrale nostro, che insomma era anche evitabile nell'economia della partita, però poi alla fine in qualche modo l'abbiamo ripresa in mano, abbiamo sbagliato di meno e abbiamo fatto poi la differenza. Ci sentiamo tra un paio di minuti per l'inizio del terzo set.
Eccoci di nuovo qua per l'inizio di questo terzo set, 2-7-0 per sesto. Primo set sul velluto per gli ospiti, secondo set molto più combattuto. Strappo iniziale di sesto nella seconda frazione, ma Emma Villas che recupera, va avanti, poi si lascia raggiungere e superare alla fine per 27-25. Si riprende il gioco col servizio per i padroni di casa. Vediamo come parte questo terzo set. Belli, palla un po' lunga. Papin di Augero. Primo punto per l'Emma Villas. Serve un po' più precisione nelle ricezioni per quanto riguarda il sesto. Attenzione a questa flotta. Belli. Livelli all'indietro della Volpe dai 3 metri, lo gestiscono i nostri avversari, free ball per sesto. Giacomelli sale altissimo, la mette dentro. 1-1. Belli, flottone, buona la ricezione. Riesce Olivelli a recuperare, free ball per i padroni di casa. Giacomelli, muro 1, blocca il gioco, 2-1 sesto. Fuori questa palla. Palla è sporcata da una ricezione non buona. 2-2. Padrone di casa al servizio. Belli. Belli. Primo tempo di Rinaldi che non si fa pregare. 3-2 sesto. Sesto che è entrato con un piglio un po' diverso in questo terzo set, forse si vuole evitare l'emorragia che c'è stata nella seconda frazione. Buona l'intervento di Rinaldi, un'irregolarità da parte dei padroni di casa. Sesto mette giù il quarto punto. Rinaldi. Ricezione un po' così, in qualche modo devono regalarci il pallone, che però dobbiamo gestire bene. Era una palla telefonatissima, siamo stati un po' troppo a guardare e giustamente il padrone di casa vanno col dito sul pallottoliere e mettono la terza pallina in cascina. Questa volta il servizio di Augero tocca il nastro, il pallone decide di rimanere nella metà campo dei padroni di casa. 5-3 per sesto. A servizio Giacomelli. Eccezione da parte dei nostri avversari, ci regalano il pallone. Livelli, primo tempo con compagni, mette giù 6-3. Ancora Giacomelli, thank you.
lancio era troppo all'indietro, giustamente, non forza il pallone sul rovesciamento di fronte. I nostri avversari trovano una bella diagonale tra posto 1 e posto 2. Padrone di casa a 4, ospiti a 6. Plutone, Di Cristofaro, Livelli, Giacomelli. Non è preso troppo sotto. Così non va bene. Prende, il pallone viene preso sul polso. Essere preso sulla mano. 6-5 sesto. Ci aiutano i nostri avversari. Natali flotta fuori. 7-5 sesto. Della Volpe. Sotto è rotato. Buono il servizio. Ulivelli, Della Volpe dai 3 metri al centro, può tirare dove vuole. 8-5 sesto. Time out chiamato dal Passi. Non serve più per interrompere la serie di Della Volpe. E anche per dare due consigli al suolo. Riprende il gioco Della Volpe. Questa volta la ricezione è più buona. Bella anche l'alzata, bella la finalizzazione, ma c'è la nostra difesa. Cervelli diagonale, libero, fa un buon lavoro. Ma anche il muro con buon compagno sulla finalizzazione del numero 14 della squadra di casa. 9-5 sesto. Piuttosto veloce sulla quale prova l'intervento il numero 11 Bennati, ma riesce soltanto a sbucciarla. Un po' di sostituzioni nelle file della squadra di casa. A provare a contrastare. Serie positiva di sesto che sta scavando un solco. 10-5 in questo terzo set. Total salto sempre per Della Volpe. Bello il servizio, discreta anche la ricezione. Free ball, Giacomelli, Ulivelli, Garbelli. Ricezione alta col calcio fitto e nuovo punto per sesto che si porta a 11. Libero è pressoché perfetta, però non si intendono lì al centro e il punto è per sesto. 12-5. Ancora un bel servizio, una buona ricezione, pallone spinto. Non interviene correttamente Giacomelli, che prova a tuffarsi, ma è un po' scoordinato. Sesto punto per i padroni di casa.
Cristoforo. Olivelli, Giacomelli, dai 3 metri, il pallone viene toccato, viene toccato, il pallone fuori, ma è stato toccato da un difensore. 13-6. Buon compagno. C'è il muro, ma pallone fuori. 13-7. Di là un pallone un po' a gratis e i nostri avversari giocano al meglio, c'è l'intervento del muro, sporca il pallone ma poi non è più giocabile. 13-8. Attenzione a non fare come nel secondo set, a bere un bel po' di punti. Belli, buona ricezione, Belli, primo tempo, il nastro ci aiuta, mette fuori causa, tentativo di difesa della Mavillas, 14-8. Belli. Bella la conclusione di Bennati che prende benissimo la palla, prova l'intervento della Volpe che non riesce a essere risolutivo, il pallone era parecchio difficile. 9-14. Cristoforo, Rivelli, primo tempo per Rinaldi, non c'è muro. 15-9. Di Natali, c'è il muro ma sporca il pallone, va fuori, doppia cifra per l'Emma Villas. Ah. Ci ripensa Garbelli all'ultimo momento, prova a lasciare il pallone ma è già arrivato sugli avambracci, infatti lo tocca. Un po' di indecisione, può capitare. Una partita che ha delle fasi di quasi di soporifere, delle fasi che si accendono un po' di più. Salta su Giacomelli, passa sopra il muro. 16-11. Rinaldi. Bottone. Non viene toccato dai nostri, il pallone fuori. Cercava un tocco del muro. 17-11 sesto. Ancora Rinaldi al servizio, salto flop per lui sicuramente. Buona però la ricezione, primo tempo, c'è Boncompagni, rimette di là il pallone, all'indietro prova Bennati dai 3 metri,
però il pallone scappa via. 18-11. Provano con un pallonetto in controtempo, ma fanno buona guardia ai nostri stavolta. 19-11, secondo timeout chiamato da Tassi. Si riprende il gioco con Rinaldi, puttone per lui, pallone tocca l'asticella, viene dato il fuori, 20-11 sesto, 9 punti nella fase finale del terzo set con 2-7-0 per gli ospiti. Flot per Rinaldi, pallonetto, serve maggiore attività, comunque Rinaldi ha fatto una bella corsa, un buon tuffo, non riesce però a gestire. Emma Villas al servizio, però 12-20 il punteggio. E Cristoforo, primo tempo, il pallone resta data la trattenuta, va bene così, buona azione, posto 4, posto 4, diagonale della Volpe, 21-12 sesto. Primo tempo, ma c'è Boncompagni che mura, fa buona guardia e mette giù il 22esimo punto per sesto a 10 lunghezze. Lemma Villas, ora Pontillo, lunga, Boncompagni. Non toccano gli avversari, no, no, non hanno toccato, il pallone è leggermente fuori, ma è fuori. 22-13 sesto. Cardelli, Pontillo, altissimo. E la Volpe, stavolta però è sulla ricezione, il pallone tocca il soffitto. 23-13, sempre sesto più 10. La Volpe battuta al salto, il nastro sporca un attimo la traiettoria, c'è il muro che fa buona guardia, Boncompagni mette giù la finalizzazione del numero 14 e manda a match point sesto, che conduce in questa terza partita 24-13. Ci sono 11 occasioni per chiudere la partita. Vediamo se gialla prima. No, la prima è annullata da una bella finalizzazione, tra l'altro senza grande schieramento di muro. Prova Pontillo, ma il pallone gli rimane lì. 24-14 sesto.
tutti a posto, si può rimettere il pallone in gioco. Buono il frontone De Cristoforo, Montillo. La chiude così Benini. Una diagonale da posto 4. ...25-14 per sesto. Una buona partita giocata da una discreta Sestese che si è addormentata soltanto un po' a metà del secondo set, dove pur con un vantaggio cospicuo si è fatta rimontare, passare avanti, poi ha chiuso la seconda frazione 27-25. Terza partita invece senza storia, in completo controllo. Squadra di casa giovane, però agguerrita, nel senso che quando ha giocato bene. Ci sono stati alcuni punti sui quali i nostri avversari non hanno proprio mollato, quindi quello che a loro manca è soltanto un po' di esperienza, un po' di continuità. Poi, per quanto neopromossi, possono stare tranquillamente in partita contro ogni formazione di Serie C, perché sono bravi, promettono bene, però magari ancora devono mettere a punto alcune cosettine e credere magari un pochino di più nei loro mezzi. Bene, quindi partita che si conclude in circa un'ora e un quarto, un'ora e venti, e Sesto che continua con questi tre punti la propria cavalcata verso una regular season che li possa vedere tra i protagonisti. Aspettiamo poi i risultati anche delle altre partite, visto che alle 6 l'orario nostro era proprio un orario d'inizio di tutti quanti, per cui non ci sono risultati in questo momento disponibili. Vediamo anche le nostre avversarie cosa riusciranno a fare stasera, ci sono anche degli incontri interessanti. Noi riproporremo in ogni caso questa partita registrata, anche perché abbiamo visto che come connessione non ci siamo tantissimo. E quindi nei prossimi giorni daremo la registrazione integrale in 4K sul nostro sito YouTube, sul nostro canale YouTube, al quale vi chiedo di iscrivervi, per noi è importantissimo, se non l'avete ancora già fatto ci fate un grande, grandissimo piacere, poi potete continuare a seguirci quando lo vorrete ed essere avvisati delle nostre partite. Bene, da Chiusi Scalo è tutto. Riccardo Giacomelli vi saluta e vi aspetta per i prossimi incontri. Già il prossimo sarà sabato al Palalilli contro Scandicci. Vi aspettiamo di persona o vi aspettiamo sul canale YouTube. Lì la connessione sarà sicuramente buona, è già testata e tutto quanto. Ciao a tutti e buonasera a tutti.